3 giorni di violenza in Nicaragua è un bilancio pesante, almeno 10 morti e 80 feriti. Le proteste sono cominciate a Managua, la capitale, contro la riforma delle pensioni decisa dal governo del presidente Daniel Ortega, che comporterebbe l'aumento dei contributi per i datori di lavoro, l'aumento del costo del lavoro e una tassa del 5% che andrebbe a colpire i pensionati. Dopo barricate, scontri, uso di armi da fuoco, danni a palazzi governativi in tutte le città di Nicaragua, il governo, per voce della vicepresidente Rosario Murillo, si è detto disposto a mettersi attorno a un tavolo e trattare nuovi accordi con i leader delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori. In attesa di nuove trattative, si attende ora una sorta di tregua, comunque difficile, in tutto il Nicaragua.